Sogno comico. Scusate, stavo facendo la conta perché dovevamo decidere io e il mio assistente chi doveva oggi trasmettere il segnale mediatico. Scusate, ancora. Scusate, ho vinto io, comunque come sempre sono io che devo lanciare il segnale mediatico, sono io che devo lanciarvi un messaggio, sono io che mi impadronisco di questa rete televisiva per dirvi quello che succede nel mondo. E già che ci siamo vi voglio dire una cosa, attenti genitori ai vostri bambini, non fategli fare le conte perché adesso ne stavo facendo proprio una insostenibile. Ambarabacci ciccocò, cosa vuol dire? Non lo so. Ambarabacci ciccocò, tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Cioè, voglio dire, questa qua è veramente una ninfomane, fai l'amore con degli animali, peraltro tre civette anche nel letto sul comò, eh? Che poi, voglio dire, civette, sempre uccelli sono, ma nel senso sempre volatili, però, voglio dire, sceglietene un altro. Poi dice, Ambarabacci, c'è l'amore con la figlia del dottore, il dottore si ammalò, Ambarabacci ciccocò, il dottore si ammalò, ma io sfido chiunque, amici a casa, ad arrivare a casa, tu sei un medico con una tua immagine, entri in casa, vai in camera, vedi tua figlia sul comò, che si accoppia con le antilopi, con le civette, e ci credo che poi si ammalò, Ambarabacci ciccocò, voglio dire. Comunque, lasciamo perdere queste cose perché veramente mi fanno stare davvero male, e colleghiamoci con qualcuno che forse è ancora peggio veramente delle conte, sto parlando di un essere immondo proprio, un uomo che... quello lì proprio, libero. Libero, mi hai stufato, veramente stavo chiamando i rinforzi perché non ne posso più proprio, sei una cosa veramente incredibile, scusate amici però se lo merita, mamma mia, sì. Pronto? Sì. Ecco, lì il cameriere, quello è insostenibile, sì. Avete ancora dei posti? Sì. Ah, ho capito, sì, sì, grazie, grazie. Va bene, grazie, ve lo mando al più presto, grazie. Ho chiamato la comunità, così lo rinchiudono almeno. Sogno comico.